In compagnia con Lorenzo Giovanillo, in arte Loren, dai Seni a Sanremo, cosa hai provato? Cosa ho provato? È stata un'esperienza magnifica e soprattutto una cosa che non mi aspettavo. Perché come dicevo, diciamo, qualche mese fa stavo suonando sotto i Serni ad un bar e mi sono ritrovato 2 o 3 mesi dopo a suonare al Casinò di Sanremo. Quindi è stata un'esperienza inaspettata e che però mi ha aperto tante porte, mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, quindi sicuramente insomma posso definirla positiva. Con un'etichetta indipendente, ovvero musica è, al giorno d'oggi è difficile, però tu ce l'hai fatta, la casa ce l'ha fatta, tant'è che Amadeus ha ribadito questa cosa. Sì, infatti, no, è stato un traguardo enorme anche per questo, cioè eravamo gli unici ad arrivarci tramite etichetta indipendente. E infatti, insomma, non solo io l'ho reputato un traguardo grandissimo, ma anche gli altri componenti della mia squadra di musica e della casa discografica sono rimasti contentissimi. E questa è una cosa, insomma, che ci fa ancora più onore. Ecco, il rapporto con Amadeus, hai avuto modo di parlarci e soprattutto quelle parole che fece in televisione, ovvero che ne sentiremo davvero parlare di questo ragazzo perché ha le capacità e farà molta strada, cosa pensi? Ma allora, devo dire che lui ha sempre speso belle parole su di me. Non è un vanto, ma è semplicemente la realtà. E questa cosa mi ha sempre, insomma, fatto credere ancora di più in quello che stavo facendo. Come dicevo prima, arrivare da Isernia direttamente a Sanremo e sentirsi dire determinate cose da Amadeus, che comunque, insomma, è un conduttore tra i più importanti in Italia, non è una cosa da poco. Questa cosa che ha detto, ne sentiremo parlare, ti dico, mi ha dato ancora di più la spinta per continuare a fare quello che sto facendo. Saremo giovani, sei arrivato con Fiori d'inverno. Cosa significa per te questa canzone? Fiori d'inverno è un brano d'amore che ho scritto circa a maggio del 2023 e l'ho scritto in realtà proprio con l'obiettivo di presentarlo a Sanremo Giovani. Ed è un brano a cui sono molto legato perché racconta di una storia autobiografica, come dicono tutti i miei brani, e parla di un amore finito, diciamo, il fiore sta a indicare l'aspetto positivo di questo amore d'inverno. Non sei arrivato tra i primi tre per accedere alla gara dei Beat di Sanremo, però questa esperienza, come già detto, ti ha portato tanto. Cosa ti porti specificatamente del giorno della finale e se a un certo punto hai avuto modo di captare se riuscivi o meno a farcela? Allora, no, captare se riuscivo o meno a farcela non sono riuscito a farlo, però diciamo, se ripenso a quella serata, ripenso all'emozione grandissima che ho provato gli attimi prima di salire sul palco, perché poi essendoci anche tutti i big della serata che dovevano presentare i loro brani, si trovavano dietro con noi prima di entrare, no? E, per esempio c'era Loredana Bertè, questo aneddoto, che mi ha visto, era dietro con me, mi ha detto bella camicia, e cioè, noi abbiamo scambiato 2 parole. E l'emozione più grande che mi porto è quella di essere stato sul palco. Poi una cosa che ricordo con molta felicità è il fatto che mentre cantavo le persone hanno acceso le luci e questa cosa mi ha emozionato tantissimo. Quindi mi porterò sicuramente un'emozione. Ecco, questo fatto delle luci accese durante la tua esibizione era scenico, era previsto oppure è stato del tutto No, che io inaspettato? sappia non era, cioè io non lo sapevo, quindi per me è stato inaspettato e questo mi ha suscitato emozione, poi non so se tra il pubblico insomma era decisa questa cosa. E allora, verso la conclusione nel 2023, dopo aver firmato il tuo primo contratto con la casa discografica Musicae, avete inciso due brani, tra cui Notte e Come in un film. Il primo parla di un amore finito, invece l'altro di una dichiarazione d'amore. A microfoni spenti è detto non sono correlati tra loro, però si parla sempre di amore e in qualche modo Sono una cosa integrato. finisce e una cosa ti vuoi riprendere. Sì, allora no, Notte è un brano che è nato in realtà un paio d'anni fa, un po' più vecchiotto, e si parla di una storia d'amore finita quello. Invece come in un film è nato più recentemente, cioè l'anno scorso, e sono correlati nel senso che a livello di tematica, come ti dicevo prima, parlano entrambi d'amore, però come in un film c'è più uno sfogo, quasi a però quasi come dichiarazione d'amore.
quindi c'è questa differenziazione da fare. Se sei già al lavoro per nuovi progetti, se sì, se puoi darci qualche scoop, qualche anteprima. Allora sì, fortunatamente dopo Sanremo Giovani, insomma, abbiamo firmato il contratto con la Sony, Sony Music, e ora stiamo valutando, insomma, quale strategia giocare. Però sicuramente stavo già lavorando ad un album con la casa discografica e continuerò a lavorare a quest'album e vediamo, non so ancora se uscirà prima l'album o sarà anticipato da altri singoli, però continuerò a lavorarci. Un augurio che ti fai a te stesso e, tra parentesi, anche al Molise, perché gli artisti molisani, diciamo sul tetto d'Italia, pochi ci sono stati e tu ne sei uno di cui. Beh, a me è dispiaciuto molto, diciamo, non essere arrivato alla fine, proprio perché, insomma, mi sarebbe piaciuto portare in alto anche il nome di Sergio.